Live. Ciao ragazzi, stiamo scavando le montagne. Tra poco vi farò vedere dove ci troviamo. Siamo ancora qui ad Andorra, tra l'altro io non ho la connessione, quindi sto sfruttando il roaming. Anzi, sto sfruttando la connessione condivisa in roaming da una persona che è in roaming. Quindi stiamo veramente facendo i numeri per andare live ogni giorno. Ragazzi, siamo veramente in un sentiero loschissimo, c'ho anche i followers qua dietro, vedete, c'ho un intero team a supportare questi live quotidiani. C'è Teresa, che oggi non è in veste di cameraman, bensì in veste di persona che mi fa diciamo, mi condivide l'internet. Fatemi sapere, ragazzi, fatemi sapere chi siete, fatemi un saluto, fatemi sapere da dove vi collegate, fatemi sapere quanti gradi ci sono da voi, ok? Fatemi sapere soprattutto quanti gradi ci sono da voi, perché qui fa un freddo porco, ok? Breve giro di saluti, chi c'è? Artemite Claudio, grandissimo, Cristian Tricarico, ciao Andrea Serra, benvenuto, Daniel Castorani, benvenuto, Simone Colonna, benvenuto, grandissimo man. Allora, ragazzi, vi faccio vedere al volo dove siamo. Ci siamo fatti qualche chilometro a piedi per arrivare qui, ok? Lo faccio vedere al volo, ci sono anche un po' di persone in giro, ma vale la pena, vale la pena. Da 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 dan. Siamo, penso, saremo quasi a 2000 metri di altezza. È bellissimo, è bellissimo. Lì c'è una specie di skywalk, no? Aspettate, vi giro la telecamera così io potete vedere bene. Eccolo qua. C'è lo skywalk dove vedi sotto e ti caghi addosso. Ci sono passato prima, mi stavo cagando vivo. E qua siamo in cima, siamo veramente in cima alla montagna. Ora, attenzione, il mio team non si può allontanare troppo da me, il mio team si fa i selfie. Eccoli, ecco. Si fanno i selfie mentre faccio le dirette. Ma non mi posso allontanare troppo da loro? Ok, ciao da Napoli, 20 gradi a Napoli, ragazzi. Beati voi, ragazzi, a Napoli. 21 gradi in Trentino. Dai, non ci posso credere. Trentino San Martino. Spettacolo. Allora, ragazzi, qua penso 0, forse 1, però non si molla di un fottuto centimetro. Cosa che vi volevo dire? Vi volevo far vedere il giro che abbiamo fatto, ok, per arrivare fin qua. Perché ci sono dei turisti che stanno arrivando. Avremmo fatto qualche chilometro a piedi in salita e in discesa per arrivare fino a qui. Perché te lo dico? Perché vuoi arrivare al panorama bello, ok? Vuoi arrivare in cima? Ti devi fare il culo, man, ok? Ti devi fare il culo. Quando apprezzi veramente le cose è quando ti sei fatto il culo per arrivarci, ok? E se fosse così facile arrivare qui in alto, beh, forse non apprezzeresti nemmeno così tanto. Ora, forse ti stai chiedendo, sì, bello arrivare al top, no? Ne vale assolutamente la pena. Ma come cazzo si arriva al top, giustamente? Bene. Essenzialmente ci sono due modi di arrivare al top, ok? O ti spari 10 km in salita sulla montagna di colpo, che non te lo consiglio perché poi arrivi in cima come sto io, cioè che sto a pezzi, senza aria, perché tanto qua sapete che quando sei in alto in montagna c'è anche la quantità di ossigeno ti distrugge, quindi respirare ti costa molto di più. Quindi o ti spari 10 km in salita di botto, ok? Di botto, oppure step by step, fai un passo alla volta e ci arrivi comunque, ok? Quindi essenzialmente ci sono due modi, beh, tre, però uno non funziona. Il terzo modo è quello più comodo, cioè quello di prendere l'ascensore. Cazzo, tutti vorrebbero l'ascensore per arrivare al successo, no? Ma c'è una brutta notizia, l'ascensore non esiste, non funziona, e se anche c'è, in qualche modo salta sempre, ok? E magari con l'ascensore, se hai la botta di culo, ci puoi arrivare una volta al top, ma non ci rimani, ok? Al top tu ci rimani se hai sviluppato le capacità, la forza mentale, la perseveranza, la forza anche di superare, no? Certi momenti di stanchezza, di difficoltà, la vera costanza, ok? È quello che ti porta al top una volta, ma soprattutto ti ci fa rimanere. Perché al top non ci rimani sempre, ci saranno i momenti in cui vai giù. E ragazzi, di business online, network marketing, quanti leader ho visto, quanti fenomeni ho visto che arrivano al top ma ci arrivano di botto. Ci arrivano di botto magari perché hanno preso l'ascensore. Hanno beccato l'ascensore giusto nel momento in cui funzionava, sono arrivati al top, ma così non funziona, così è troppo facile, ok? Come ti dicevo prima, l'ascensore per arrivare al top non è sempre disponibile, ok? Va fuori mano molte volte. Va fuori uso veramente spesso. E quindi poi ti trovi nel momento in cui ti crolla tutto, no? Ritorni giù e come cazzo sali? Come cazzo sali? Devi sviluppare la capacità comunque di essere dinamico,
di crederci, di farti il mazzo, e solo in quel modo, quando sviluppi quella abilità anche di sopportare uno stress e un peso, perché magari in questo momento tante persone hanno un peso addosso, no? Hanno un macigno, hanno qualcosa che si stanno trascinando, ok? Bene, io ti garantisco che se tu tieni duro, sviluppi poi tutte le capacità che ti portano al successo, e se analizzi le storie di tutte le persone che sono arrivate veramente al top, ma non solo una volta, quelle che ci rimangono per anni, quelle che cadono giù ma ritornano più forti di prima, cazzo, guarda che quelle persone lì hanno preso delle batoste giganti, ma hanno sempre trovato la costanza e la forza di ripartire, e hanno fatto la strada per il successo step by step, senza prendere scorciatoie, facendo ogni passo che dovevano fare, ok? Quindi, vuoi provare l'ascensore? Ti dico già che non funziona, anche se lo prendi una volta, appena torni giù non va più, ok? Quindi scordati la via dell'ascensore se vuoi rimanere al top a lungo termine. Vuoi fare tutto di botto? Ce la puoi fare, ok? Ma fisicamente non so come ci arrivi alla fine. Puoi spararti 10 km di corsa in una botta, arrivare in cima alla montagna, sì, ma come ci arrivi, ok? Soprattutto poi dopo hai la forza fisica di reggerlo, quel successo che hai creato, no? Oppure step by step metti giù ogni singolo mattone ogni giorno che ti costruisce un impero. L'unica cosa qual è? Che tante persone vogliono i risultati a breve termine, ok? Quello è il fottuto scam della storia, perché la maggior parte delle persone che fanno sport, no, poi non riescono ai loro obiettivi. Ops, mi stava cadendo il cellulare, si è attorcigliato. La maggior parte delle persone, io lo vedo in tutto, perché queste regole valgono per tutto, non solo per i business. Io vedo le persone che si iscrivono in palestra, no? Si iscrivono in palestra, ma vedono che dopo una settimana non hanno perso neanche un chilo, allora mollano, capito? Aspetta che ci sono dei followers che vogliono andare live con me, ma io mi allontano. Ci sono le persone che si iscrivono in palestra, dopo una settimana non hanno perso neanche un chilo e dicono no cazzo non funziona, no, non ho avuto i risultati. Ci sono le persone che entrano nei business online, dopo una settimana non hanno fatto soldi e dicono no minchia non è per me, non funziona, capito? Ci sono le persone che hanno provato a comprare il biglietto per l'evento di Marketing Genius. Mi ricordo qualcuno ha scritto in chat, nel gruppo ha scritto io ragazzi ho provato ad acquistare il biglietto per la convention ma non andava al sito, allora ho mollato. Ma cazzo, tu non avrai mai successo, cioè tu vuoi comprare, seguimi molto bene, vuoi partecipare ad una convention di business online, di crescita personale, di mindset, di mentalità, e non hai il mindset nemmeno per riprovare ad acquistare il biglietto se non ce l'hai fatta, tu come cazzo credi di cambiare la tua vita? Non ce la farai mai, ok? Perché? Perché le persone vogliono le cose subito e non capiscono che quello lì invece è lo scam, quello lì è lo scam, ok? Volere le cose subito è uno scam ed è lo scam che ti porta ad essere povero, ok? È lo scam che ti porta ad essere povero, frustrato, senza una lira e senza risultati in ogni cosa della vita, ok? Mentre invece, se tu vai avanti, parlavo ieri con una mia amica qui, che lei diceva, io cazzo andavo in palestra, ma il primo mese, immaginati vai in palestra tutti i giorni per un mese e non hai perso neanche un chilo, ok? Neanche un fottuto chilo. Molte persone mollerebbero. Invece quello che devi capire è che il tuo corpo non si adatta immediatamente al cambiamento, ok? Tu metti causa, ma gli effetti arrivano dopo, non sono mai immediati, niente, ok? Tu semini, ma lo scam, ok, è che tu non puoi raccogliere subito, non puoi nemmeno pensare di poter raccogliere subito. Nella semina tu semini e dopo qualche mese ti arrivano i risultati, ok? Questo gli agricoltori l'hanno capito. Immaginati l'agricoltore, cazzo, che pianta un seme e poi dice, no, ma domani non mi è cresciuto niente, io mollo, vaffanculo, capito? Moriremmo tutti di fame se ragionassimo così, non avremmo neanche da mangiare, ok? Non avremmo neanche i frutti, la verdura, non avremmo un cazzo, perché la gente semina e poi dice, no, ma non è uscito niente domani, allora io mollo, vaffanculo, non lo faccio più. Perché devo dare da bere a sta roba che intanto non cresce? C'ho la pianta qua, gli do da bere, ma perché domani non ho i frutti, ok? Allora rinuncia a mangiare, rinuncia a vivere. Ragazzi, ci sono dei tempi di adattamento. Tu non puoi arrivare al top subito, devi fare step by step. Non c'è l'ascensore, devi prendere le scale. E se non ci sono le scale, lo sai cosa fai? Non ci sono le scale, te le crei, ok? Te le crei e ti fai su un fottuto sentiero come questo che abbiamo fatto noi, ma al top ci arrivi. E quando arrivi al top, indovina un po' cosa ti godi? Ti godi questo, ok? Ti godi questo. Grazie per essere stati con me ragazzi, breve giro di saluti, spero che questo vi abbia motivato, condividete questo live, datemi un mi piace, datemi dei cuori, mandatemi a fanculo se non vi è piaciuto, ma fate qualsiasi cosa, ok? Breve giro di saluti veloci, ciao Anna Carmen, ciao Claudio Taddeo grandissimo, ciao Daniel Castorani, ciao Man Riccio grandissimo, ciao Susanna, ciao Marco Stefanini,
Ciao Davide Lai, ragazzi, da voi fa abbastanza caldo, in Calabria fate la buona vita, Carlo Zito, 12 gradi, beati voi, 25 gradi a Tenerife, ragazzi, state barando, ok, Tenerife dovrebbe essere illegale vivere a Tenerife. Ok ragazzi, un abbraccio grande e a presto.